Ciao Shardana People, benvenuti anche a questa nuova puntata di Shardana Jones. Oggi vi porteremo a vedere Cala Dragunara, nei pressi di Alghero, una bellissima spiaggia dall'acqua cristallina. Pensate che è una spiaggia piccolissima, addirittura soltanto 20 metri. Andiamo a vedere. Cala Dragunara prende il nome sicuramente da un termine dialettale che significa grotta o cisterna d'acqua dolce. E ora ci avventuriamo fra la macchia mediterranea e guardiamo la spiaggia dall'alto, ragazzi. Guardate i colori dell'acqua, meravigliosi. Adesso vi portiamo a vedere un posto molto particolare, vi porteremo a vedere la grotta dei vasi rotti. 5 minuti in macchina e ci siamo. Adesso percorriamo il sentiero che ci porterà alla grotta dei vasi rotti o grotta dei coci rotti, che prende il suo nome dopo il ritrovamento di alcuni frammenti di vasellame e sicuramente di persone del periodo del Neolitico. Shardana People! Siamo finalmente arrivati al Belvedere e sullo sfondo possiamo ammirare l'isola Foradada, uno scoglio enorme al centro del mare e che prende il nome proprio dal fatto che sia scavata da una parte all'altra. Pensate che addirittura una barca la può percorrere attraversando la grotta all'interno dello scoglio. Ragazzi, la fortuna di nascere in Sardegna e di poter vivere quest'isola meravigliosa. Ragazzi, è un paesaggio mozzafiato. 20 minuti ci separano dall'arrivo alla grotta dei Vasi Rotti, ma nel frattempo ci stiamo godendo queste bellissime immagini. Frate, sì. Fermo, un problema. Cos'è successo? Guarda, si è bloccata la macchina con la telecamera. Si è bloccata la macchinetta con la telecamera. E vabbè, tu dalle la carica, no? Ma che stai facendo? Le sto dando la carica, Giordana. Le stai dando la carica? Somar, un nome, una garanzia. Sì, sì, certo, sì. Giordana, certo, sì. Stiamo girando una puntata. Cosa stai facendo? Sto facendo un richiamo. Non ci credo, l'ho trovato. Si potrebbe trattare del famoso flauto magico o forse di un antico arghilè. Niente di tutto questo, è solo una canna. Ragazzi, guardate dove siamo arrivati. Siamo a metà strada. Guardate che splendore. Ecco, che splendore, tranne lui ovviamente. Somar. Mai nome fu più appropriato. Siamo quasi arrivati, ragazzi, stiamo per arrivare alla grotta dei Vasi Rotti. Come vedete, altre persone stanno tornando indietro, adesso stiamo andando noi. Andiamo. Stiamo avventurando fra le frasche, ragazzi. Il percorso si fa sempre più arduo, ma noi ce la faremo e stiamo salendo. Ancora manca un pochino. Ragazzi, siamo finalmente arrivati alla grotta dei Vasi Rotti.
la fatica è stata ripagata perché possiamo ammirare uno spettacolo mozzafiato. Questa è la nostra Sardegna. Amici Sardana, siamo arrivati anche alla fine di questa bellissima puntata, ma prima di salutarvi vorrei farvi vedere un sasso molto particolare che c'è soltanto qui. Eccolo qui, il sasso dell'intelligenza. Più volte sfreghiamo il sasso, più diventiamo intelligenti. Somar, vieni anche tu che ne hai bisogno, vieni. Inizia a sfregare il sasso. Gli stavo dicendo che è veramente un sasso unico. Ecco, guarda, vedi che riesco anche a staccarmi il dito. Quello è vecchio trucco da nonna, Sardana. Ah, vedi che stai diventando più intelligente, bravissimo! Ciao a tutti da Sardana Jones e da Somar, alla prossima! Oggi vi porteremo a vedere la spiaggia di Dragonara.